Villa Contarini Camerini è una delle più grandi ville venete. Di aspetto barocco, è situata a sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, porticata e semicircolare. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa, il nucleo centrale, che si deve probabilmente all'architetto Andrea Palladio, fu successivamente inglobato nell'ampliamento della fine del Seicento voluto da Marco Contarini, dando al complesso l'attuale aspetto barocco. Dopo un lungo periodo di degrado, l'acquisto del 1852 da parte della ricca famiglia imprenditoriale dei Camerini di Castel Bolognese portò alla sistemazione attuale con ampi interventi di restauro e veri e propri rifacimenti. Alla fine dell'Ottocento venne anche creato il vasto parco all'inglese che la caratterizza a settentrione, oltre 40 ettari con peschiere, laghetti e viale alberati. I Murazzi sono una diga in pietra bianca d'Istria costruita dalla Repubblica di Venezia per arginare il mare. Sono divisi in tre sezioni, quella del Lido, circa 5 km tra Cabianca ed Alberoni, quella di Pellestrina di 10 km tra Santa Maria del Mare e Caromà e la sezione di Sottomarina a 1255 metri tra il Forte San Felice e Sottomarina, fagocitati dalla vegetazione e dalla cementificazione e ora privi di funzioni difensive. La parte più bella e spettacolare è quella tra il cimitero di Pellestrina e Caromà, e si può camminare sopra con la laguna da un lato e il mare dall'altro, separati solo da questa diga. L'ideazione e la realizzazione dei Murazzi durarono per tutto il XVIII secolo. Essi vennero danneggiati dalle mareggiate del 1825 e soprattutto il 4 novembre 1966, quando il loro cedimento fu una delle cause dell'eccezionale acqua alta che sommerse Venezia. Recentemente la struttura difensiva orizzontale dei Murazzi settecenteschi è stata rinforzata dal lato mare da una serie di pennelli perpendicolari alla diga, formati da massi il cui scopo è frangere il moto ondoso e favorire la formazione di bassifondi ed aree minere.